l'amour, 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 l'amour. Vivi l'emozione del carnevale di Acireale. Tra il barocco, tra la gente, tra i coriandoli, riscopri il piacere del sorriso con la satira dei grandi personaggi in carta pesta. Ti aspettiamo ad Acireale il 30 e 31 gennaio e dal 4 al 9 febbraio. Divertimento assicurato! Benvenuti a questo appuntamento con l'informazione, telegiornale che apriamo parlando della festa di Sant'Agata con la processione che ha preso il via a migliaia di fedeli nelle strade della città. Un fiume bianco attraversa il cuore di Catania, ha preso il via nel pomeriggio la processione del giro interno del busto reliquiario di Sant'Agata. A migliaia stanno affollando Via Etnea per partecipare alle celebrazioni in onore della patrona di Catania, che si concluderanno alle prime luci di domani con il rientro delle spoglie della martire in cattedrale. Stamani, intanto, durante il solenne pontificale, l'arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefici, che ha officiato la funzione, ha ricordato il sacrificio di Sant'Agata, paragonandolo ad un santo dei nostri giorni e della nostra terra, Don Pino Puglisi, il parroco di Brancaccio a Palermo, ucciso dalla mafia. Ieri Agata, ha detto il prelato, oggi Padre Puglisi ci testimoniano che un cuore puro è il vero presupposto per superare l'egoismo. E dopo il flop della fiera di Sant'Agata, anche i venditori ambulanti che in queste ore affollano le strade cittadine lamentano la crisi. Se la fiera di Sant'Agata si è rivelata un vero e proprio flop, con una chiusura anticipata già annunciata dagli operatori che hanno smontato i propri stand un giorno prima, lo stesso non può dirsi per i venditori ambulanti che con le loro bancarelle si sono riversati nelle strade del centro cittadino, il sacro che si unisce al profano, il folklore che va di pari passo con la sacralità delle festività agatine. Con tutta la crisi che c'è, comunque, bene o male sta andando avanti. Ma insomma, c'è un po' di crisi in tutti i posti, purtroppo. E sia fatta la volontà del Signore, soprattutto, e di Sant'Agata, di tutti quanti. Le vendite potrebbero andare molto meglio se ci sarebbe meno abusivismo. Non avrebbe accettato il diniego di una coppia di non pagare il parcheggio nella centrale via di Prima a Catania, per questo un marocchino di 27 anni avrebbe tentato di rubare la borsa dall'auto alla donna. La reazione dell'accompagnatore li ha aggrediti colpendoli violentemente, per questo è stato arrestato da una pattuglia delle volanti della Polizia di Stato per tentativo di estorsione, rapina e lesioni. La coppia è stata condotta in ospedale per essere medicata. L'aggressore è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Sbarco di migranti a Messina, arrestati alcuni presunti scafisti. Sono tre gli scafisti arrestati dalla polizia e dalla guardia costiera di Messina. Sono due gambiani e un marocchino. Partiti dalle spiagge libiche, hanno cercato di nascondersi durante gli interventi di soccorso avvenuti al largo, ma grazie alle dichiarazioni dei migranti e al lavoro degli investigatori sono stati individuati e arrestati. I migranti hanno raccontato di avere viaggiato immobilizzati, su un gommone scalcinato, senza acqua e senza cibo, picchiati con un'arma che hanno definito manichetta dell'acqua, tubo in gomma, frusto o bastone. Un quarto uomo è stato arrestato al Molo Marconi. Si tratta di un tunisino di 29 anni con precedenti per detenzione e spaccio di droga. È stato arrestato a Vittoria il pregiudicato rumeno Ionut, che lo scorso 5 ottobre aveva rapinato un 35enne originario del Marocco in contrada al Cerito, sottraendogli il motorino e bastonandolo ferocemente. Le indagini avevano portato all'arresto del complice, un connazionale di 44 anni. L'uomo è stato rinchiuso nel carcere di Ragusa.
Non dirò più una parola su quello che penso della situazione politica e mi spiace che quanto detta, a mio parere, un'ovvietà sia stato causa di fraintendimenti, di incomprensioni, di inquietudini e di liti dentro e fuori i partiti. Così Totò Cuffaro interviene sulla querela scoppiata in seguito alla sua intervista ad Alessandro De Angelis. Nei miei 5 anni di carcere, afferma, ho capito che l'ipocrisia non aiuta a vivere bene in politica, purtroppo ce n'è tanta. Sono convinto oggi più che mai che il vero senso della politica si colga raggiungendo il cuore della gente e incontrandone l'umanità. Parteciperò d'ora in poi soltanto alla presentazione dei miei libri per far conoscere la situazione drammatica delle carceri italiane e per migliorare le condizioni di vita dei detenuti. E siamo in conclusione di questa edizione del nostro giornale. Subito dopo andrà in onda la produzione Io e Agata, i particolari da Francesco Lamiani. Si chiama Io e Agata, il documentario che vi proporremo subito dopo questa edizione del telegiornale. È un racconto attraverso le testimonianze di catanesi noti e meno noti del rapporto che tutti noi abbiamo con Sant'Agata, la patrona che festeggiamo oggi a Catania, attraverso una celebrazione, una festa che ci viene invidiata un po' da tantissimi nel mondo. E allora seguiteci, scoprite anche voi qual è il feeling che in tanti hanno, abbiamo, con Sant'Agata. A fra poco. È tutto, grazie per averci sin qui seguito, appuntamento alla prossima. È stato messo il metal detector nel Duomo di Catania per proteggere Sant'Agata. Infatti, all'uscita funzionava benissimo. L'emozione del carnevale di Acireale. Tra il barocco, tra la gente, tra i coriandoli, riscopri il piacere del sorriso con la satira dei grandi personaggi in carta pesta. Ti aspettiamo ad Acireale il 30 e 31 gennaio e dal 4 al 9 febbraio. Divertimento assicurato! Tamur.